La questione, diciamo, è che abbiamo sentito alcune parole prima nel suo intervento iniziale. Drammatica situazione, quadro che ci impensierisce, situazione così importante, rettore, si dice genocidio, abbia bontà. Anche perché lei ha prima detto, partiamo da quello che è concreto, possibile, come dire, avvicinabile dal punto di vista delle possibilità. Qui nessuno l'ha scambiata per Stoltenberg, rettore. Lei, rettore della Federico II, si può prendere una posizione con 40.000 morti a terra oppure è ancora possibile in questo paese tergiversare, essere timidi da questo punto di vista? Non è una cosa difficile. Gli imbarazzi, quando si vogliono, per esempio, chiudere i giornali, quando un uomo che governa un altro paese voleva chiudere un altro giornale che si chiama Novaya Gazeta, in Europa non ci si è fatti nessuno scrupolo a dire che quel guerrafondaio, quell'uomo che si chiama Putin, è un nemico in ogni modo possibile. Qual è la differenza nel momento in cui sotto le bombe dell'IDF muoiono centinaia di giornalisti ogni giorno e la verità viene sommersa da questo tipo di bugie? Lei prima parlava di silenzio operoso, ha usato, diciamo, un termine interessante da questo punto di vista. Ecco, però forse probabilmente quello che il mondo della formazione, della cultura e dell'accademia dovrebbero porre in essere, come dire, è un rumore almeno simbolico, almeno prendere posizione, almeno prendere parola, sarebbe stato il minimo, perché come diceva Marta prima, se fino al 7 ottobre, l'8 ottobre, qualcuno poteva ancora dire, boh, non lo so, forse, nel momento in cui però si sono registrate dichiarazioni problematiche da parte di tutti gli esponenti di spicco dello Stato di Israele, nel momento in cui è stato detto da Benjamin Netanyahu, quindi non esattamente da un passante, che quella che lui chiama guerra, è quello che noi chiamiamo genocidio, e che anche lei, prima rettore, ha chiamato guerra, non può dirsi finita fino a che non entrerà Rafah, che è dove era stato detto ai palestinesi e alle palestinesi di rifugiarsi, ed è dove materialmente l'IDF sta andandosi a prendere quei palestinesi e quelle palestinesi a cui era stato detto che quello era un luogo sicuro. Allora crediamo che ci sia qualcosa che non va. Noi stiamo chiedendo che vengano ridiscussi gli accordi che la Federico II ha con le università israeliane, ma anche i rapporti, diciamo, diretti e indiretti che intrattiene con l'azienda Leonardo che produce armi. Volevo fare una piccola premessa, giusto per chiarire un po' quali sono i ragionamenti che portano tanti studenti e tante studentesse ad attivarsi, a volte a rischiare anche le conseguenze ed assumersi le responsabilità delle proprie scelte e delle proprie espressioni di dissenso. La premessa è questa: qui secondo me non si tratta di una questione politica, di una necessità di schierarsi da una parte. Qui secondo me stiamo parlando di altro, stiamo parlando di schierarci a difesa, a tutela, a garanzia dei diritti umani. Ci stiamo impegnando a garantire che la convenzione a cui tutti i nostri paesi hanno aderito, che cerca di evitare quanto più possibile che nella storia si verificano altri genocidi, sia osservata, sia tutelata, sia rispettata. Non si tratta di una questione politica, si tratta di una questione morale, che ci impegna tutte e tutti, in maniera singola e in maniera istituzionale, ad evitare che la maggior parte del mondo resti indifferente di fronte a un genocidio. Allora, io concludo molto rapidamente. La giornata è stata una giornata importante, quindi io ringrazio tutti gli interventi che ci sono stati, avete avuto, credo, tutti quanti modo di vedere la varietà del pensiero che c'è anche in un contesto come questo. Per quello che riguarda dichiarazioni o questioni personali, io già vi ho detto, vi risponderò con i fatti. Per quello riguarda... Se non me ne vado.
se mi interrompete me ne vado alla fine, perdiamo, diciamo, tutto quel lavoro che abbiamo fatto. Allora, non si può chiedere alle persone, che siano rettori o non rettori, di fare dichiarazioni, diciamo, di posizioni, perché non è un fatto di libertà personale. Io l'ho detto, su quello che riguarda la mia posizione, sulle cose abbiamo parlato, oggi vi risponderò con i fatti. Ma non è questo il tema, perché se volete che io risponda da rettore è una cosa, se rispondo da uomo è un'altra cosa. Per quello che riguarda invece la questione più importante, che forse non serve a voi perché volete la dichiarazione così, ma è quella dell'Ateneo, quello che noi abbiamo, secondo me, definito oggi è che dobbiamo, in tempi più rapidi possibili, preparare una proposta, però, signori, deve essere condivisa, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Quando si dice portiamo il discorso, il dialogo, l'interazione, quando lo dicono i rappresentanti degli studenti, quando lo dicono i colleghi, quando ve lo dice il rettore, portiamo queste posizioni, questa discussione, queste cose anche nelle altre parti dell'Ateneo, se vogliamo utilizzare il percorso, come si è detto, democratico. C'è un organo eletto che ci dice sì, questa è la nostra dichiarazione. Se vogliamo questo, io vi invito, voi avrete a disposizione tutti gli spazi, tutte le aule, tutte le occasioni che vorrete, tutti, basta chiedere, non c'è bisogno di fare null'altro che chiedere. Quindi fateci sapere che cosa vogliamo fare. Per quello che riguarda la proposta operativa subito, mi rifaccio a quello che diceva il professore Mazzucchi e soprattutto a quello che diceva il professore Arienzo: per favore lavorate su un documento condiviso, fatemelo avere il prima possibile, appena sarà possibile questo documento io mi faccio l'attore di questa proposta che discuteremo in Senato, e questa è un percorso. Poi possiamo immaginare anche altri percorsi, non è che finisce qui la cosa, perché purtroppo io temo che non basterà purtroppo solamente, diciamo, la dichiarazione del Senato. Ma se ragioniamo come abbiamo ragionato oggi, mi avete messo sulla graticola e per carità, lo sapevo e ci sta pure, va bene, però non è che lo sport deve essere impalliniamo, diciamo, il rettore, scusatemi, me lo potete fare un piccolo applauso? Molto timido. Io sono qui e sto sudando da 3 ore. Sono qui e sto sudando, mi sono tolto pure la cravatta. Sono qui e sto sudando da 3 ore. Non la buttiamo in, diciamo. Allora, questo è quello che secondo me noi oggi dobbiamo fare e possiamo fare anche per essere credibili, perché una dichiarazione, diciamo, statutaria della Federico II ha un eco importante, ovviamente in un contesto nazionale ma anche internazionale. Cosa dobbiamo fare? Cosa vogliamo fare con questi accordi? Li vogliamo interrompere, vogliamo accogliere solo gli studenti, vogliamo mantenere il rapporto con i professori, i ricercatori, qualcuno ci ha detto. Noi siamo aperti a tutti, a tutto, non c'è nessun preconcetto. L'importante che noi affrontiamo questa situazione, che è assolutamente inaccettabile, lo pensiamo tutti i giorni quando vediamo quello che succede, e cerchiamo di fare quello che un grande ateneo sa fare. Facciamolo per bene, lo slogan non ci serve, ci serve un documento condiviso, perché noi siamo una comunità, facciamo il calcolo prima, di 100.000 persone. Noi non siamo questi sono qui, noi siamo 80.000 studenti, 6.000 dipendenti, ma se ci mettiamo i dottorandi, gli assegnisti, quelli che lavorano con noi, siamo una comunità di 100.000 persone. Possiamo estendere la nostra posizione ad altre università napoletane, possiamo fare tutto, ma facciamolo bene, e non facciamolo una cosa l'uno contro l'altro, tu mi hai detto questo, mi hai detto quell'altro, hai scritto questo, hai scritto quell'altro, eccetera. Qui non c'è nessuno che vuole fare né violenza e né sopraffazione, ma io vi invito a seguire il percorso naturale, quello che dà forza poi alla proposta, che è quello democratico, nel senso viene discusso, viene condiviso e poi andiamo avanti. Tutto qui.